Certo. Chiama Fabio. Capito? Chiama Fabio e ti spiego la situazione. Ciao, ciao. Sì, abbiamo fatto questa richiesta anticipando un po' i tempi per la venuta di questo tecnico da Roma, per poter capire più o meno dove dovevamo intervenire sul pala Luigi Moccia. Lui è venuto, dovrà fare una relazione che a breve ci spedirà e la faremo avere al sindaco che si è, diciamo, poi in questi 2 o 3 mesi dovrà apportare le giuste modifiche, ma sono molto possibilista perché con le misure ci siamo, bisogna solo giusto togliere i canestri e quindi ci sono ottime possibilità che la Fragola giocherà ad Afragola, che per noi è fondamentale perché anche oggi hai visto i tifosi, quindi per noi sarà una prima cosa fondamentale per la Serie B. Comunque vadano tutti i chiacchiericci che ci sono stati, il nostro presidente farà la Serie B, questo è poco ma sicuro. Poi giustamente se durante il percorso qualche persona vorrà affiancare, ci potranno essere dei discorsi da, diciamo, da intavolare, ben vengano, perché lo sai è diventato difficile fare sport. Quindi noi faremo la Serie B, poi giustamente se ci sono delle trattative in corso potremmo comunque diciamo portarle avanti senza nessun problema. Come non vorrei parlare di queste cose, giustamente dobbiamo valutare prima un attimo la situazione nostra per la restrizione degli under, come tu sai, per la Serie B. Quindi già dovremo valutare un attimo la nostra rosa e poi dopo vedremo chi potrà far parte del progetto per l'anno nuovo. Non ti nego che comunque qualche trattativa già ci sta, però non mi voglio esporre su questa cosa. Russo? Non parlo. Se sappiamo la Spagna, questa intervista. Ce l'abbiamo fatta, preside, 8 mesi fa, ve lo ricordate, ve l'ho detto io. Sì, sì, me l'avevi detto, se corriamo tutti vinciamo. Ma no, tutto bene, allora ce l'abbiamo fatta. È stata una grandissima vittoria, ringrazio tutti voi per questa esperienza, mi avete reso felicissimo. Ringrazio tutti per avermi reso così partecipe e questa vittoria la sento anche mia. Grazie a tutti i tifosi anche. Grazie. Posso Fragola, sempre, sempre. Allora, prima cosa, da parte di tutti noi tifosi, un complimento al presidente e allo staff della Fragolese, compresa Emanuele, Lino, tutti quanti. Un arrivederci alla Serie B, almeno speriamo che tutti i ragazzi si presentino all'appuntamento e i familiari e i tifosi tutti a incorrere sempre a Fragola, forza ragazzi! A Fragola, a Fragola! A Fragola, a Fragola! E Nene, ci ritroviamo adesso con la vittoria sulle spalle, una promozione sul petto, testa alta, petto d'orgoglio, pieno di orgoglio e affrontiamo l'Italia adesso. Io sono un operaio. Dopo 4 anni di sofferenza finalmente ce l'abbiamo fatta grazie al nostro grande bomber Nenè, che ha fatto la differenza in tutti i campionati che abbiamo vinto. No, Messi non è più forte, Maradona resterà per sempre il giocatore più forte di tutti i tempi. È stato un bel campionato, siamo contenti. Vergognoso. Siamo contenti. Non hai nulla da dire? Nene, un attimo. Quando... Questo sì. Busino. Oltre questo. Buso go. Marcello Donaldo. Se sappiamo la Spagna, questa intervista. Sono contentissimo, ovviamente. Marcello Donaldo. È un grande onore giocare con Cirattanas, veramente un grande onore. L'onore è tutto mio giocare con il grandissimo bomber Nenè, il giocatore più forte con cui mi... Non scherzare, non esageriamo.
Sono serio, non sono mai stato così serio in tutta la mia vita. Oggi si è visto, nel momento decisivo è uscito fuori e ci ha fatto vincere la partita. Grazie Ciro, grazie. Io sono un operaio. Siamo riusciti, nonostante la giornata oggi un poco... Il sole si è facendo pigliare su, no? Quest'anno siamo in Serie B. Allora, chi resta e chi se ne va, in bocca al lupo a tutti. Afra gola, ehi! Se sappiamo la spalla, no, questa intervista.